Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, anzi in questo nuovo video test. Finalmente è arrivato il giorno in cui proviamo le eliche alternative per il DJI Mavic Air, queste eliche americane prodotte dalla Master iScribe che dichiarano di andare a risolvere due dei maggiori problemi, o meglio di andare a attenuare due dei maggiori problemi che ha il piccolo DJI Mavic Air, cioè l'autonomia delle batterie e soprattutto il rumore. Queste eliche, diciamo, sono in grado, a detta dell'azienda, di diminuire di 3,5 dB il rumore generato dal Mavic Air e di aumentare del 12% l'autonomia delle batterie. Sarà vero? Non sarà vero? Adesso lo scopriamo. Oggi facciamo il test per quanto riguarda il rumore, poi faremo un altro video in cui tenteremo di fare il test per quanto riguarda la durata delle batterie. Allora, questa confezione è la confezione che vi arriva a casa nel caso la acquistiate. Ovviamente per acquistarla dovete acquistarla direttamente dal loro sito, quindi dall'America. Vi arriva il pacchettino e all'interno trovate un sacchettino, comunque molto carino dal punto di vista della confezione, con all'interno le quattro eliche compatibili con DJI Mavic Air, perché questa azienda, diciamo, è un'azienda che è specializzata nella produzione di eliche, non solo per DJI, per altri droni e non solo per droni, ma anche per aerei. Quindi, diciamo, è un'azienda proprio specializzata in eliche. Poi all'interno trovate anche, vabbè, gli adesivi e un manualetto di istruzioni, che è più un foglio di carta che non viene neanche fuori. Vabbè, non fa niente. Adesso vi faccio vedere un attimo, metto giù la scatoletta. Queste sono le eliche che promettono di ridurre il rumore, aumentare la durata delle batterie, o meglio aumentare l'autonomia delle batterie. Questa è l'elica Master iScribe, questa è l'elica che ho tolto al mio Mavic Air. Guardate la forma com'è diversa, questa che è quella originale DJI, questa quella non originale. Guardate com'è molto più panciuta rispetto a quella di DJI, c'è molta differenza. Cambia anche proprio la forma dell'inclinazione qua sotto, di come è piegata la pala rispetto a questa, cioè c'è proprio tutta un'altra forma e un altro disegno. Cioè qua fa come come un'incanalatura, che ovviamente quella di DJI qua non ha, e anche il materiale è diverso. Queste qua secondo me sono più morbide, quelle di DJI sono un pelino più rigide, queste sono, adesso non so se lo si vede, ma sono più morbide. Ovviamente non ve lo posso trasmettere, comunque fidatevi, sono più morbide, mentre la forma la vedete anche da voi. Quindi adesso ragazzi facciamo la prova con l'applicazione che misura il rumore. Quindi mettiamo il telefono vicino al Mavic Air, fermo in overing, e facciamo la misurazione. Quindi adesso preparo tutto e facciamo questo test e vediamo se realmente queste Master iScribe Stealth sono in grado di generare meno rumore. Ok ragazzi, qui abbiamo il Mavic Air pronto a decollare con le sue eliche originali, e qua abbiamo le Master iScribe, cioè le eliche che dovrebbero andare a ridurre il rumore di questo piccolo drone. Quindi adesso proviamo i dB con le eliche originali, dopodiché proviamo i dB con le Master iScribe. Quindi adesso decolliamo e proviamo. Allora, appoggio questo qua intanto giù. Ok ragazzi, siamo pronti a registrare il rumore di questo piccolo drone con le sue eliche originali. Quindi azzeriamo l'applicazione. Ok, questi sono i dati che abbiamo raccolto con le sue eliche originali. Adesso sostituiamo le eliche e proviamo
con le eliche modificate, o meglio con le eliche optional della Master Ice Creed, se realmente il rumore diminuisce. Ok ragazzi, le eliche le ho cambiate, adesso decolliamo e proviamo. Ok ragazzi, il test è finito, avete visto come queste eliche hanno realmente diciamo prodotto meno rumore. Da 83 dB di media con queste eliche siamo passati invece agli 86 dB di media con le eliche originali, mentre il dB massimo con queste eliche è stato di 87 dB, con quelle originali è stato di 90 dB. Quindi ci sono questi 3 dB di rumore realmente in meno, si sente anche a orecchio in realtà, quindi devo dire che veramente dal punto di vista del rumore hanno fatto la differenza, quindi quello dichiarato in realtà è anche quello reale, quindi questa diminuzione del rumore c'è realmente. Per un drone come questo che ha la capacità di creare tutto questo rumore, veramente ragazzi, queste eliche fanno secondo me la differenza. Per quanto riguarda invece la durata delle batterie, poi faremo un altro test dove lo proveremo da quel punto di vista, dove viene dichiarato, come vi dicevo prima, circa il 12% di autonomia in più. Staremo a vedere se anche quello è vero o no, anche se forse è un po' più difficile quello da diciamo fare un test reale, però ci proveremo. Quindi ragazzi, vi lascio il link in descrizione del sito americano di questa azienda che produce queste eliche, nel caso le vogliate acquistare o dargli un'occhiata. Quindi ragazzi, se questo video, o meglio, se questo test di queste eliche con diminuzione del rumore per questo Mavic Air vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ragazzi, ovviamente ci vediamo nei prossimi video su questo canale YouTube. Ciao!